Allora, siamo qui con Bruno Cimino, Michele Celano e Pasquale De Luca per parlare dei Racconti Tropeani, un progetto nato da qualche anno che prevede una trilogia di pubblicazioni, il cui terzo volume, i primi due sono stati già pubblicati, verrà pubblicato nei prossimi mesi. Allora, e porta la firma, oltre dei tre presenti autori qui, Bruno Cimino, Michele Celano e Pasquale De Luca, di Maria Antonietta Artesi, di Pasquale Lorenzo e di Alessandro Stella. Volevo con voi adesso conversare un po' facendovi qualche domanda. Inizio con Bruno Cimino, che è un po' il curatore, colui che tesse, insomma, le fila di questi racconti e che comunque fa convergere in questi volumi la voce dei tanti autori, dei sette autori che ne fanno parte. Allora, a Bruno vorrei chiedere per prima cosa. Perché, Bruno, avete sentito il dovere di pubblicare questi racconti, questa trilogia? Io credo che è un dovere di quasi tutti gli scrittori che sentono questa passione per il proprio paese lasciare qualche cosa che possa avere un significato di divenire sociale. Molte storie rimangono nell'oblio per vari motivi che ora non stiamo qui a scrutare e che meritano essere riportati in vita, altrimenti finiscono nell'oblio del tempo e non li ripeschiamo più. Quindi un'esigenza di memoria storica e di proprio approfondimento della memoria storica di questa città. Dico bene, quindi questo è il motivo principale. Esatto, sì, esatto. Allora, un'altra domanda, Bruno. Ci puoi illustrare qualche dettaglio dove tu esprimi la necessità di mantenere questa memoria di luoghi, paesaggi, addirittura di modi di dire o di anche modi dialettali, di onomatopee dialettali? Ci vuoi descrivere qualcosa, insomma, non tutto ovviamente perché si tratta di una breve intervista, ma i punti salienti. Sì, ho capito la domanda. L'incipit dovrebbe essere ciò che spinge a fare questo, che è quello che io ho coniato ai tempi di Radio Tropea, la tropeite acuta, cioè questo amore viscerale per la propria città. Cosa posso ricordare? Un personaggio e un luogo che siano proprio significativi del nostro lavoro. Beh, io come personaggio potrei ricordare, a mio avviso, senza togliere niente a nessuno, il ricordo di Domingo Arena, che è un tropeano il quale alla fine dell'Ottocento emigra in Uruguay. Prima va a Tacuarembó e poi a Montevideo, dove lui con la famiglia, poverissimo, proprio poverissimo, cosa fa? Intanto riesce a laurearsi in farmacia e giurisprudenza. Poi entra nelle file dei rivoluzionari Colorados ed è stato presidente della Repubblica non eletto. Lui non poteva essere presidente dell'Uruguay perché la legge non lo prevedeva. Però, siccome c'era stato un vuoto di governo, allora hanno dato a lui questo mandato come presidente della Repubblica per aspettare le successive elezioni. A Tropea, per esempio, c'è il monumento dei caduti che è stato fatto con la colletta che lui si è impegnato a fare in Uruguay, ma nessuno lo sa. Ma io credo che Domingo Arena ancora non raccoglie i meriti come personaggio illustre qui a Tropea. E quindi ecco, questo per esempio è un personaggio da rievocare, da ricordare, da non lasciarlo nell'oblio. Un altro che non è un personaggio, ma è un luogo che investe tante persone e che io porto avanti sempre nei miei. È diventato un mio pallino, una mia ragione di vita. È la tragedia della Gurnea. La tragedia della Gurnea è un fatto storico realmente accaduto al tempo delle lotte tra Angioini e Aragonesi, quando loro lottavano per la conquista del sud, cioè per sottomettere noi, conquistare noi, dominare noi. Tropea è stata sempre con gli Aragonesi, contro gli Angioini. Gli Angioini, in questa loro campagna di invasione,
circondano tante città, tra le quali Tropea, l'assediano per un tempo veramente significativo. Le truppe si posizionano nella zona del Carmine, fuori le mura, dove una volta c'era il bosco, c'era tanta vegetazione, eccetera. E una mattina dai torrioni del castello le guardie vedono che non ci sono più queste truppe angioine, e quindi si decide all'università, la famosa bagliva, il circolo Gallupi, di mandare un drappello di soldati per vedere effettivamente cosa stava succedendo. Esce questo drappello, naturalmente questa è la parte storica, poi c'è il romanzo che è un'altra cosa. Esce questo drappello e quando arrivano nella zona più interna dell'attuale Carmine, laddove c'era il bosco, capiscono che era un agguato. Lottano sino agli estremi, naturalmente vengono tutti, quasi tutti uccisi, tranne qualcuno. Uno di questi sale sul proprio cavallo, arriva sotto le mura e una guardia dal torrione gli chiede: ma che cos'è successo? E allora questo qui gli dice: c'è una gurnea di sangue, c'è una pozzanghera di sangue. Bene. Gurnea è il nome che effettivamente dovrebbe avere questa località, che invece oggi la si vuole chiamare Gornella. Il nostro compito qual è? Ripulire tutte quelle che sono le storture della storia di Tropea e riportarle alle loro origini veritiere. Io sorridevo nel mentre Bruno tracciava le linee di questo romanzo storico che lui ha scritto, che poi è anche un romanzo molto bello perché l'ho letto ed è molto appassionante, che però non fa parte dei racconti tropeani. È un romanzo che tu hai scritto e dedicato una vita, hai adesso mandato la seconda edizione se non sbaglio, quindi Gurnea, storia di eroi, nemici e spirdi. Ecco, quindi una rievocazione anche del dialetto di questa Gurnea. Allora Bruno, grazie per il tuo intervento, come sempre distinto e puntuale. Adesso invece vorrei chiedere qualcosa a Michele Celano, che è qui con me, che ringrazio anche per essere qui in questo, diciamo, con questo sfondo meraviglioso del porto, di Michelino, della Pizzuta, della Costa degli Dei. Michele, i racconti da te scritti quanto saranno utili, ecco, alle attuali e alle future generazioni secondo te? Allora, i racconti da me scritti penso che saranno molto utili alle generazioni future, sempre che abbiano voglia di leggerli e qualcuno nelle scuole faccia in modo che venga fatto, perché io parlo di quella Tropea che non esiste più, della strada dei Barbieri che era nel vecchio vico della Pescheria, poi degli artigiani, e poi mi soffermo principalmente sulla strada dei Forgiari, che ho avuto il piacere di attraversare, di fare, di esserci nel momento in cui la mattina presto, il sabato mattina specialmente quando c'era il mercato a Tropea, loro iniziavano a lavorare prestissimo perché dovevano fare i ferri per i cavalli, per gli asini, e i contadini che scendevano dai casali venivano a fare il piedicura ai loro mezzi di trasporto. Il suono di questi maniscalchi era veramente, non era un rumore fastidioso, era un'armonia, perché il battere sull'incudine, quel modo di fare era veramente, poi tutte le botteghe, loro con i loro grambiuli avevano un parannanzi che era di cuoio per le scintille, ed era veramente una cosa meravigliosa. Parlo pure dei mercatini, parlo di quello che succedeva a livello economico. Ecco, era un sistema economico che rimaneva nelle mura. Il calzolaio suolava le scarpe, poi finiva, andava dal barbiere di fronte a radersi. Il barbiere a mezzogiorno dal piscistoccaro per comprare il pesce stocco, e quindi era un giro economico che restava in Tropea, non come adesso che purtroppo va tutto all'estero e non abbiamo più un'economia nostra vera.
Quella tropea è molto cambiata, insomma, negli ultimi tempi si è quasi trasformata in altro. Lui, Michele, parla della via Umberto I, da noi tropeani comunemente chiamato Oborgo, con la distinzione, no, tra Oborgo a monte e Oborgo a bacio. Ecco, era, ecco, Michele è un tropeano ormai acquisito da adozione, perché insomma lui non è proprio tropeano, ma ci tiene a sottolinearlo che si è innamorato di questa città e da 40 anni non se ne vuole più andare, e ci ha regalato in questo volume dei racconti tropeani chicche veramente belle di prestigiosa letteratura e di bellezza inaudita. Sottolineare un attimo che io uso parecchio il vernacolo, anche modi di dire, vocaboli che ormai, ahimè, stanno andando perduti, perché guai a non rinnovare tutto questo. Questo è uno dei meriti delle raccolte, dei racconti tropeani, perché insieme a te anche gli altri autori i più usano proprio riecheggiare queste forme anche dialettali, non solo di nomi e nomignoli, ma anche proprio di modi di dire quotidiani. Allora, Michele, l'ultima domanda te la voglio fare, perché è in procinto, insomma, ad essere pubblicato il terzo del terzo volume di questa trilogia. In primavera si presume, no, che possa essere pronto, ma non vogliamo dare un'indicazione precisa perché siete in tanti a dover comporre questi nuovi racconti. Per il terzo volume, no, hai pensato a qualcosa di particolare che necessita di essere ricordato? Ho pensato a qualcosa di particolare e parlo di Tropea e poi tiro in ballo i casali, che sono stati importanti per la ricchezza e l'economia di Tropea. Parlo di questi casali, parlo di Gnuri, parlo dei proprietari terrieri che tenevano sotto torchio i contadini, che a volte proprio li portavano alla disperazione perché pretendevano più del dovuto. E addirittura c'erano, insomma, non voglio arrivare al vecchio Ius prima noctis, ma qualcuno mi ha raccontato che alcuni signorotti pretendevano anche questo, una cosa ormai aberrante, una cosa che grazie a Dio non esiste più. No, uno dei secondi racconti parlo dei casali e uso parecchi termini in vernacolo perché è giusto che ci siano. E mi sto proponendo, al di fuori della terza volume, di fare, sto lavorando da una ventina d'anni, un vocabolario del vibonese, vernacolo e italiano, con tutte le nostre modi di dire. Poi abbiamo greco, latino, spagnolo, arabo, francese, quindi è un bel lavoro. Prima del rimbambimento totale spero di farlo. Assolutamente che sarà lungo, e secondo me è proprio un bel lavoro quello che hai in mente di fare. Ti ringrazio molto della tua presenza anche oggi qui, ti ringrazio e ti faccio tanti auguri per il futuro di questo tuo progetto. E adesso invece intervisto quello che io di solito chiamo il guru degli autori di questa trilogia, prossima avventura, il terzo volume, come ho già detto, è Pasquale De Luca. Lui di mestiere, adesso in pensione, faceva l'insegnante alle scuole medie di italiano e di materie letterarie. Ecco Pasquale, adesso ti faccio una domanda molto semplice e diretta. Perché ti sei innamorato di questo progetto voluto fortemente da Bruno, e quali sono le ragioni principali che ti hanno portato a rievocare personaggi e gente comune del passato? Noi siamo appoggiati a queste mura, sono muri che hanno visto la storia sia all'esterno sia all'interno, e il fatto che mi ha veramente fatto innamorare di questo, del progetto che ha elaborato Bruno Cimino, che io ringrazio dal profondo del cuore, perché in tutta la sua vita, da quando è stato giovane fino adesso e anche nel domani, continuerà a portare sempre nel suo cuore l'amore sviscerato, ma l'amore intenso, intenso per questa nostra Tropea. Sono Che cosa Bruno ha voluto fare con questo progetto? Ha voluto riunire insieme alcuni autori locali,
e date voce con loro alla storia, ai fatti, agli episodi, ai personaggi, ai luoghi, a ciò che negli anni passati si è verificato qui a Tropea, come si viveva qui a Tropea, la vita semplice, la vita aulica pure, ma soprattutto la vita del popolo. E noi autori che abbiamo scritto, abbiamo voluto riportare nei nostri racconti proprio il linguaggio adoperato dai personaggi che noi abbiamo, diciamo, in un certo senso resuscitato, portato a nuova vita. È un compito importante, perché questa trilogia, al momento abbiamo solo due volumi, il primo e il secondo volume. Il terzo ci sarà l'anno prossimo, e sarà un successo enorme, ancora maggiore di quello che ha ottenuto il primo volume e il secondo volume, con una grafica naturalmente molto aggraziata. E qual è il compito? Sarebbe compito di ricordare questi fatti che costituiscono la piccola storia, ma è proprio la piccola storia che si incunea nella storia generale, nella storia della Calabria, nella storia dell'Italia, nella storia dell'Europa, nella storia del mondo. Cioè sono le piccole cose che noi in questo momento sembra che stiamo scherzando, ma in realtà stiamo facendo storia, piccola storia che si è un mosaico, vero? E Benedetto Croce lo diceva, no? Anche nel storicismo le micro storie poi compiono i miracoli dentro le macro storie, perché noi cerchiamo sempre di rimuovere le micro storie, ma invece questi racconti, è uno degli scopi, si propongono proprio di rievocare e riporre alla memoria le micro storie dimenticate, e quindi questo scopo io penso sia stato raggiunto già dai primi due volumi, e credo che, come tu auspichi, nel terzo volume sarà ancora di più messo a fuoco, da quello che io sento un po' da voi. Io mi auguro e ci credo proprio che questi due volumi, queste storie che vengono riportate in questi due volumi, vengono conosciuti soprattutto dai giovani, in modo particolare dalle scuole. Sono le scuole che devono essere coinvolte in questo progetto, e io spingerò Bruno a lavorare proprio con le scuole, soprattutto le scuole medie, ma anche le scuole superiori. Ecco, questo mi strappa un'ulteriore domanda che avrei voluto evitare di fartela, no? Però a questo punto, visto che tu hai sottolineato, insomma, il valore e l'importanza che ha la scuola, anche pubblica, nella microstoria, nel rimettere insieme le microstorie della nostra città, volevo sapere a questo punto, secondo te, le distrazioni istituzionali, no? Che possono essere quelle scolastiche o anche quelle istituzionali classiche, nel tralasciare o mettere in secondo piano argomenti importanti legati alla nostra storia patria, alla nostra storia cittadina, sono motivati da altri interessi o no? All'inizio del tuo discorso hai detto: ti faccio una domanda semplice. Adesso potrei dire: questa è una domanda difficile. Beh, in effetti non ci sono domande semplici o domande difficili, sono delle domande. Alle domande si può rispondere o non rispondere, si può saper rispondere o si può non saper rispondere, si può volere rispondere e si può non volere rispondere. Beh, questa è una domanda che bisognerebbe farla, cioè, intanto diciamo, questa è una domanda politica, tra virgolette, quindi dovrebbe rispondere la politica, cioè andare oltre. Beh, cosa possiamo dire? È chiaro che le amministrazioni di una comunità debbano interessarsi in modo capillare della storia del loro popolo, della loro comunità. Cioè fare in modo che questi ricordi non si perdano nella memoria. Io, per quanto posso, cerco di fare con la mia penna. Però vorrei solo dire, negli anni precedenti, nell'ultima amministrazione, non c'è stato
un assessore alla cultura. Beh, l'assessore alla cultura è importante perché deve dare una direzione su quale linee programmatiche si vuole proseguire, ecco. È ovvio che comunque la mia era una domanda un po' provocatoria, ma non voleva essere troppo provocatoria, e però tu comunque dopo la premessa che hai fatto hai risposto, e anche credo in maniera sincera. Ma al di là di questo, l'ultima proprio domanda, Pasquale, per congedarci poi con i visitatori e diciamo i telespettatori di Liberi TV, l'ultima domanda la faccio proprio di mio, senza averla nemmeno appuntata. Pasquale, Tropea, secondo te, attraverso questi racconti che voi avete messo in campo, che sono dei gioielli di pura letteratura, io amo dirlo e amo sottolinearlo perché ci sono degli universali che si possono leggere anche fuori Tropea, e quindi da un lettore che è di Milano, di Parigi o di Londra, ecco, perché ci sono degli universali che sono i sentimenti, i vostri sentimenti, la vostra memoria, il vostro modo di rievocare, quindi ci sono degli universali non solo di memoria ma anche di scrittura, cioè è bello leggere i vostri racconti. Secondo te, ecco qui, e con questo auspicio poi chiudo l'intervista, il terzo volume che si appresta ad essere composto e poi pubblicato, cosa darà al lettore dei primi due volumi in più rispetto a quello che abbiamo già potuto amare ed apprezzare? Intanto il terzo volume è chiaro che andrà sulla stessa scia del primo e del secondo volume. Cosa darà? Darà delle novità, qualcosa di bello, naturalmente, qualcosa di bello che ognuno di noi, gli scrittori tropeani, che naturalmente non è che siamo solo questi che scriviamo su questi racconti tropeani, ma ce ne sono altri, vogliamo dare un'impronta decisiva, cioè che rimanga veramente qualcosa di bello per le future generazioni, che le future generazioni ricordino come si viveva un tempo. Naturalmente io, come pure gli altri, ecco, che scrivono su questi racconti, rievocano il tempo passato. È chiaro che noi, rievocando e raccontando il fatto passato, il tempo passato, almeno io personalmente, non sono nostalgico del tempo passato. Ogni tempo è il suo tempo. E con questo, diciamo, chiosa di Pasquale, ovviamente aspettando con ansia la pubblicazione di questi nuovi racconti che da qui a qualche mese si apprestano a essere conclusi, saluto tutti i telespettatori e ringrazio gli autori Michele Celano, Bruno Cimino e Pasquale De Luca. Grazie.